Chi è benefico sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Nessuno perde per essere stato buono. Ciò che a prima vista può sembrare una sconfitta è una vittoria, se la conseguenza è di aver allungato la mano a chi aveva bisogno di aiuto. Anche se è vero che viviamo in un mondo di tradimento e ingratitudine. Molte volte le persone pagano il bene con il male, ma il principio biblico rimane lo stesso. Prima o poi, se sei generoso, riceverai la ricompensa della tua generosità. Oggi tutto può sembrare sconfitto, ma se hai pazienza, molto presto, proprio dietro l'angolo, sul lato opposto della curva, troverai la ricompensa alla tua generosità. Secondo la dichiarazione di Salomone nel versetto di oggi, la prosperità è la ricompensa delle persone generose. Il sostantivo generosità, nell'originale ebraico, deriva dal verbo dussan, che significa diventare grasso, nel senso di ricevere molte benedizioni, ricchezza, salute e denaro. E anche se tutti questi vantaggi sono una realtà nella vita della persona generosa, la più grande benedizione è menzionata nella seconda parte del testo. Chi innaffia sarà egli pure annaffiato. La sete nella Bibbia è usata come simbolo delle aspirazioni del corpo umano. La sete dell'anima non è mitigata con il denaro o con le cose materiali. Nell'intimo dell'essere umano c'è un profondo e incomprensibile desiderio di stare bene con se stessi nella vita. E l'essere umano tarda a capire che questo desiderio è il naturale desiderio di essere in pace con Dio. Una persona egoista si pone al centro dell'universo, cerca tutto per se stesso. Non ha la capacità di guardare fuori del suo piccolo mondo di ambizioni personali e questo modo di vedere la vita lo trasforma in un vortice di traumi e complessi che non gli permette di essere felice. Tutte le acque del mondo non sono sufficienti a placare la sete del suo cuore. Ma quando la persona smette di bere da sola e si preoccupa di dare da bere agli altri, scopre che finalmente ha trovato ciò che cercava tanto. Quello che tu ricevi è proporzionale a quello che tu dai. Fai che oggi sia un giorno di generosità, non solo con le cose che possiedi, ma anche con i tuoi sentimenti. Chi è benefico sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Buona giornata.